Ciao ragazze e bentornate sul canale. In questo video parleremo dei 10 modi per indossare l'eyeliner, quindi un solo prodotto ma 10 modi diversi per portarlo. È un eyeliner che a stento si vede, tracciato tra le ciglia, proprio quasi invisibile, un effetto di no makeup makeup, molto naturale, adatto a tutti i giorni per chi non vuole strafare ma vuole comunque dare un po' di definizione all'occhio. Come secondo eyeliner parliamo dell'eyeliner Soft Beauty. Si tratta di una linea sottile e definita per valorizzare lo sguardo senza appesantirlo in modo naturale e per incorniciare il trucco. Dona più volume e intensità alle ciglia, quindi ce ne andrà a far apparire più folte, un effetto quasi ciglia finte, a chi si addice. Si addice alle persone mature, quindi di una certa età, che magari hanno l'occhio un po' con una palpebra cadente o con varie rughette, quindi no alle linee magari super definite, e si adatta alle persone con palpebra sommersa, come nel mio caso, che appunto facendo un eyeliner molto molto doppio mi andrà a cancellare totalmente la palpebra mobile, che è quasi sommersa. Come terzo eyeliner parliamo dell'eyeliner effetto lifting. È un tipo di eyeliner che non parte dall'angolo interno dell'occhio, vediamo un'illusione ottica perché andiamo proprio a sollevare l'occhio con l'eyeliner, quindi lo facciamo finire un po' prima dell'angolo esterno, lo solleviamo e questo ci darà un effetto appunto di lifting e concentrerà l'attenzione specialmente sulla parte esterna dell'occhio. A chi si addice questo trucco? Alle palpebre cadenti, agli occhi all'ingiù o... L'eyeliner anni 50 è caratterizzato da una riga netta e media di eyeliner con questa codina finale all'insù, ad occhi di gatto. Dona uno sguardo super sexy ed elegante con un look, un retrogusto retro e vintage. È perfetta per gli occhi aperti, con una palpebra mobile ben visibile perché appunto si vedrà sia il tratto della linea ma anche la codina. È perfetto per occhi a mandorla, per occhi all'insù. In generale, tra tutti gli eyeliner definirei questo un eyeliner adatto un po' a tutte. Lo stile Twiggy o eyeliner anni 60, quindi ancora ispirato ad un periodo, con questo eyeliner caratterizzato da una riga al di sopra con una codina e un eyeliner al di sotto molto netto e nero, intervallato nella rima interna da una matita bianca o color burro. L'eyeliner alla Amy Winehouse, questo eyeliner super super doppio che va quasi a toccare il sopracciglio con questa codina super presente e doppia. Questo tipo di eyeliner è perfetto per occhi grandi o palpebre ampie. Amy Winehouse è stata appunto un'icona, era il suo marchio di fabbrica l'eyeliner in questo modo, aveva questo suo modo molto particolare di indossarlo, estremizzando la figura anni 50 ispirata alle pin-up. Si dice di più a un occhio giovane secondo me e un occhio grande, però non mi nego che io stessa spesso l'ho riprodotto con un bel fascio di ciglia finte per una serata o un'occasione speciale e fa la sua figura. L'eyeliner grafico o in stile Cleopatra, con queste linee nette e geometriche super definite, può essere caratterizzato dall'eyeliner solamente sopra o sia sopra che sotto. È un po' complicato da realizzare perché deve essere perfettamente simmetrico su entrambi gli occhi. È un eyeliner che vediamo spesso ultimamente sulle passerelle, sfilate di moda e servizi fotografici. È tornato appunto di grande moda negli ultimi anni ed è stato rivisitato. Pensate alla fantastica Elizabeth Taylor nel film Cleopatra con questo eyeliner super grafico, imitato poi negli ultimi anni da Katy Perry nel suo video Dark Horse. Anche questo è un look adatto ad un occhio giovane e ad occasioni speciali in cui vogliamo apparire super rock, glam, grunge. Non lo definisco un look sofisticato, elegante e di certo non adatto a donne mature perché ci farebbe apparire l'occhio molto severo, chiuso. Passiamo al numero 8, che è l'eyeliner colorato. È l'eyeliner degli ultimi anni, dedicato alle più giovani ma anche alle donne un po' più adulte, con diversi giochi di colore, con effetti gradient, ombre, l'abbiamo visto appunto in diverse salse rivisitato.
che è l'eyeliner glitterato. L'abbiamo visto anche questo in passerella, famosissimo il look di Dior creato da Pat McGrath con Cara Delevingne, che ha questa linea super netta di eyeliner glitterato argentato al di sotto dell'occhio. È ideale per le feste, per le occasioni speciali, per questa stagione di festival musicali, per tutte quelle occasioni in cui vogliamo apparire fashion. Ma si parte da un eyeliner sottile nell'angolo interno fino all'angolo esterno, in cui poi la linea dell'eyeliner si andrà a sfumare con l'ombretto nella piega. Un trucco elegante, molto sofisticato, molto soft e perfetto per questo effetto a metà tra uno smokey eye e un eyeliner. Definisce l'occhio ma ci regala un effetto soft e sfumato, perché appunto non è super netto ma si sfuma alla fine. Questi ragazzi erano i miei 10 modi per portare l'eyeliner, spero che questo video vi sia piaciuto e conto di farmene altri di questo genere. Vi mando un bacio, grazie per la vostra attenzione e per aver guardato. Se il video vi è piaciuto, vi è stato utile, datemi un like, iscrivetevi al nostro canale e seguiteci sugli altri social per rimanere sempre aggiornati con le nostre attività. Grazie ancora, vi mando un bacio.